Ciao a tutti ragazzi, siamo i Gamer Sinistri, io sono Fyros Io sono Aldebaran. e siamo qui su Rust, un nuovissimo survival game sviluppato da Gary Numan, il creatore del famosissimo Garry's Mod. Questo gioco è disponibile su Steam al prezzo di 19 € mi pare, una cosa del genere. È un survival game, come ho detto prima, incentrato sul sopravvivere, combattere con gli altri giocatori e anche costruire il proprio rifugio. Qua ne abbiamo appena fatto una piccola casetta e stiamo in un server spopolato apposta per fare questo video, in modo che nessuno ci possa rompere le palle. Vediamo un po' come sopravvivere. La prima cosa è andare a cercare il cibo. Per esempio, andiamo ad uccidere quegli animali. Io prendo i porci, tu prendi i cervi. Ok, allora. Almeno ci provo a prenderli. Se ti avvicini con un controllo Sì, stando sinistro, ce la shiftato fai. ce la dovrei fare. Guarda, gli do una pietrata in culo. Bam. I porci, che sono i porci, sono facili da prendere. Ok. Mi sento un ninja. Oh, ma se ne sta. Oh, ehi, se n'è andato. Oh, vieni qua. Ok, si è fermato. Tan 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 Ok, ho tan ucciso tan un porco. tan 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 tan
Fantene andare lontano, che palle. Il gioco è ancora in pre-alpha, quindi ci sarà molto poco, ma per essere una pre-alpha è spettacolare. Il sistema di costruzione delle case, del combattimento E contro altri diciamo, è giocatori, la ispirato un po' a sopravvivenza. Minecraft nella Vabbè, stessa espressione. ma pochissimo. Un po'. Cioè, non c'entra niente, ma in Minecraft lo... Non c'entra No, nel niente. senso, ispirato alla costruzione come Minecraft. Ma che c'entra? Mica qualunque gioco di costruzione è Minecraft. Perché è divertissimo. Minecraft è incentrato sulla costruzione. Vabbè, questi magari si sono Quindi no. ispirati. Beh, sicuramente sì. Come si sono ispirati a DayZ. All'inizio di questo gioco spawnerete nudi con una pietra, come avete appena visto. Poi un kit medico e una torcia. Perché ci sarà l'alternanza tra giorno e notte, quindi notte è proprio notte, come si può dire, proprio buio totale, non si vedrà niente, quindi la torcia è molto utile. Se no non capirete proprio niente, neanche di dove siete, cosa state E facendo. poi anche il freddo. Cioè il freddo la notte. Starete svestiti, sì, ci saranno anche le armature da farvi. Dalla più leggera che è quella in cloth, dalla più potente che è quella in Kevlar. Poi Hanno anche anche diverse armi. una gallina. Corpo. Sanno come dicevo, le armi da corpo a corpo e le armi da fuoco. Ora come ora l'arma da fuoco più potente a mio Confermo. parere è l'M4. Oh, una gallina ninja è scomparsa. Dov'è? Vabbè, lasciamola stare. Poi comunque la Qui le notte. cose. E qui le cose non si trovano come DayZ, si devono craftare. Non è che vai tipo in giro negli aeroporti o E cose le del trovi. genere, devi craftare. La facciamo un fuoco da campo, lo faccio io. Comunque, volevo dire, la notte il cibo scende più velocemente se dal freddo. Dovete per forza avere Sì. un focolare, che ora vediamo, lo provo a fare, che si facciamo. No, lo sto Ok. facendo io. Sì, ci servirà il focolare anche per cuocere il cibo, serve. Se mangiamo il cibo crudo ci avveleneremo. C'entrerà la vita. Naturalmente l'unico modo per avere il cibo per adesso è o trovarlo tipo in giro dalle carpi oppure da cacciando animali. Togliti, dobbiamo mettere il fuoco. Come dicevo prima, ci sono anche gli zombie sto gioco, ma non è un survival zombie. Gli zombie sono Cioè, solo non è nelle... incentrato sugli zombie. Sì, infatti, cioè gli zombie non saranno un problema. Saranno solo nelle città radioattive. Centrali nucleari e cose che possono essere collegate alle radiazioni. Diciamo che poi hanno lo Gli scopo di... zombie hanno un'utilità, infatti, droppare i progetti. Cioè, uccidendo gli zombie potete prendere i progetti per craftare gli oggetti più avanzati, come armature più potenti, le mod per le Pure armi, nuove armi più armi. potenti. Armi che non sono Infatti. presenti in default.
Devo continuare a Ti faccio prendere legno. vedere qui il crafting, qualcosa. E qui sono le cose basilari. Adesso qua lasciamo stare, faccio vedere le armi. Io prendo altro crotto e dobbiamo Vai. farci un C'è la letto. 9 mm, Ah. l'ascia di ferro, l'arco Quelle sono e le armi base, cannon, quelle. sono i fucili preistorici, diciamo. E poi c'è, diciamo, tipo un fucile a pompa. Un fucile rudimentale. Ci sono i clot. Guarda, ne faccio uno. Se che non vedete lì si devono trovare dagli zombie. Ci sono le parti per la costruzione, i pilastri, le fondamenta, i muri, eccetera, eccetera. Allora ti passo un elmo, così ti faccio vedere come ti sta. Come vedete si rallenta mentre sta craftando. Ora forse ha finito, sì. In modo che non puoi craftare e combattere contemporaneamente. Cioè, puoi, però sei molto più lento. Dove sei? Sto cercando di uccidere un cervo. E vedi lì lo sto inseguendo. Sì. Tormenta di fame, vabbè, cambio del Io cibo. ne ho 500, 499. Tieni, va. Metti questo. Allora, subirà una... A parte essere calvo, guardate ora. Talebano, Guardi, tanto non sei buono. come... Allah! Immaginatevelo con l'arma che spara, un talebano preciso. Vabbè, per adesso il design delle armature fa un po' schifo. Diciamo che hanno quasi tutte la stessa skin, no, hanno tutte la stessa skin. Cambia il colore. Sono, i personaggi per ora sono tutti uguali, tutti calvi. Dovresti provare a togliere le censure, così puoi vedere. Vabbè, poi YouTube fa il No, video. evitiamo. Evitiamo, poi sennò YouTube lo segnala. Togliendo le censure i personaggi saranno completamente nudi. Cioè, in teoria. Dico completamente, intendo completamente, proprio per Perché con tutto. un aggiornamento hanno levato. Hanno levato. Hanno messo le censure. Perché si possono disattivare. Infatti, perché i pantaloni ci sono, ma non danno difesa, infatti, sono soltanto visivi. Stanno per coprire i gioielli di famiglia del sopravvissuto. Che non facciamo vedere per sicurezza. Evitiamo. Poi ci fanno il video. Dov'è la Qui, casa? qui. Qui c'è un casone fatto, credo, dagli admin del server, non so per quale motivo. Per Non so, fa qualche altro giocatore. bellezza. Ti faccio un letto. Anzi no, non lo posso fare il letto, guarda. Aspetta, io ho 3 clot, vediamo. E ne ho 11. Intanto te ne passo 3, dove sei? Sarò qui, vicino alla casa che cerco di uccidere un cervo. Sempre cervi. Sono belli i cervi, mi attirano. Magari porci. Ti passo questi 3, se Non ti ci sono. trovo. Vediamo dove sei. Rottura di coglione ci deve sti cervi. A fine sulle staccionate, sulle staccionate, sulle staccionate. No. Comunque dovrebbero inserire. Oltre ai cervi e ai porci e alle galline, i conigli ci saranno anche animali aggressivi, come i lupi e gli orsi. Che però qui non vedo, vediamo se ce n'è qualcuno in giro mentre lui caccia. Ok, aspetta, aspetta, fermati un attimo, sono dietro di te. Ci siamo solo noi due. Oh, aspetta, prenditi qui il clot. Che devo tornare ad uccidere il mio cervo. Come vedete non c'è ancora un sistema di scambio, le cose le prendete e le buttate a terra, così. Boh. Essendo Vabbè, ancora in anche su prealfa, Minecraft è così. quindi probabile che l'aggiungeranno. Rompo una pietra. Possibilmente in un prossimo video vi faremo vedere gli zombie.
È un po' le centrali elettriche o le città abbandonate, diciamo. Possiamo anche far vedere un po' di Un po' uccisioni, di tutto. vandalismi, qualcosa del genere. Che c'è il croato per fare il letto. Ma fallo tu il letto, così fai vedere come Sì, si sì. posiziona un Vieni alla oggetto. casetta e lo faccio. Ok, te lo faccio e te lo passo. Qua c'è il grasso animale.